bella ragazza costantemente. Oh, se tu non hai fatto un'intervista mia, non puoi la sua video perché l'ho editato ed è veramente bello, alcuni può far commuovere, però vabbè, è molto bello. Vabbè, vi dirò un po' le sue cose, però prima che inizi il video vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, arriviamo ai 450 iscritti, voglio andare molto su con gli iscritti, voglio raggiungere un super traguardo. Io adesso punto i 500 farà un super una super festa. E niente, andiamo al video. Come ti chiami? Notaro Vincenzo. Il tuo cibo preferito? Il cibo mio preferito? Sì. Spaghetti a bombole. Il tuo cibo meno preferito? Ma non c'è niente, come pasta tutti i primi piatti mi piacciono. Comunque il primo è pasta e fagioli, pasta e patate e spaghetti a bombole. Colore preferito? Azzurro, come il Napoli. Una passione, il cuore, il terzo, e rimanerà ancora nella storia che si va sempre avanti. La mia vita è il pallone. Che oggi squadra tifi? Napoli, indiscutibilmente. Che squadra odi? Juve, per sempre, in tutta la mia vita. Ok. Da che sono nato. Dimmi 10 insulti in napoletano. Bastardi. Bastardi. Vesuvio è rotta e Napoli è distrutta e voi vi ho mangiato pazza. Voi siete figli di puntini, 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 noi siamo bravi. Non ci insultate perché noi siamo bravi. Voi siete delle fogne, siete grandi fogne siete, avete capito? Non rompete le scatole ai napoletani, perché il napoletano è senza offese alle altre città e sono le persone più belle al mondo. Come vivere, come persone, come bellezza, come mangiare, come tutto. Non c'è una cosa più bella di Napoli e dei napoletani. C'è qualcosa di male anche nel Napoli, non è che io non la voglio difendere 100%. Anche come tutte le altre città, io 4 mesi fa ho subito una rapina a Bologna, io vivo a Bologna, sono dei quartieri spagnoli, però vivo a Bologna. Si vive bene, però anche lì c'è la cattiveria e la malavita, ok? Quando sei nato? Sono nato 8-7-50, ho 73 anni finiti. Sono affetto di malattia al cuore, ho 2 anche operato, ho l'ossigeno notte e giorno, ho 2 ginocchi operati, 4 ginocchi operate, ho le vene vanicose, ho le vene che alle braccia mi escono delle mance che si rompono, sono delle vene fragili, però la mia testa va avanti perché voglio vivere, perché la vita è bella, la vita è bella e chi se la gode è ancora più bella. Io non penso a niente, penso solo a me stesso, la malattia va indietro, ma io voglio viverla perché la vita è dolce. No, non mollare mai, non mollare mai, perciò è bello. Anche nella miseria, però c'è questo che è bello che va avanti. Vita, amore e tutto. Voglio bene ai miei figli, voglio bene a mia moglie, voglio bene ai miei nipoti che sono la mia vita. E il Signore mi dà la forza. Siamo 16 figli, 8 morti e 3 morti prima ancora in nascita. Andiamo avanti. Forza e coraggio. Ok. Bisogna vivere la vita. Anche nella miseria, perché non c'è una cosa più bella della miseria. La miseria ti fa sentire allegro, senza pensieri. Quando c'hai i soldi, vengono i vizi, si mangia alle 2, c'è tutto, invece qua no. Ok, adesso facciamo domande sul Napoli. Quanti gol ha fatto Victor Osimhen in campionato quest'anno? 26. Bravo, ok. 26. E Kvaratskhelia in campionato? 12. Mamma mia, che gioia, che gioia, no, non so da dove sono uscito, perché non è Pasqua, potevo dire anche sono uscito dall'uovo di Pasqua, invece ce l'ha mandato la natura, come Ciro crea, lui conserva. Lo sapete Ciro che è il grande maestro dei pomodori? Questo è il problema. Siamo stati fortunati, andare via dei grandi giocatori e venire ancora dei grandi giocatori.
Il cuore di Napoli, il cuore di Napoli è bello, signore, vi giuro. Allegria, allegria. Marco, buongiorno, amico nostro. Allegria, non c'è niente più bello dell'allegria. Ok, adesso dimmi gli anni in cui il Napoli ha vinto il primo, il secondo e il terzo scudetto. 86, 89 e 2023. Ok, poi dopo vedremo se è giusto. Adesso dimmi quanti punti ha totalizzato il Napoli in campionato. 93. No. No. Un po' più basso. Ah, 91. No. Sì. 90. 90. 90. Ti do scusa, 90. Mio nipote mi ha ripreso. Napoli-Verona, prima giornata di Serie A 2022-2023. 5-2 o 6-2? 5-2 o 6-2, decidi tu. 6-2? No, 5-2. Allora 5-1. Napoli-Monza, seconda giornata di Serie A? 4-0. Chi ha fatto doppietta? Kvaratskhelia. Ok, che numero ha Kvaratskhelia sulla maglia? 77. Osimhen? Osimhen 9. E il tuo idolo chi è? Questi qua sono bravi, però io ce l'ho nel cuore. Il nostro maestro di canto, Diego Armando Maradona, non ne nascono più, è l'unico. Non nascono più giocatori così. Il Signore ce l'ha mandato e noi l'abbiamo conservato. Anche da morto lo conserviamo, vi giuro, perché quello che è stato lui, a noi non ci interessa. Ci è interessato che ci ha portato in alto, ci ha dato il risveglio della vita. Noi stavamo in male acque, lui ci ha portato alla vita, alla riva. Grande Diego, grande, sogno nostro, ti giuro, ti voglio bene come un figlio, anche che ho solo 15 anni più di te, ma ti voglio bene come un figlio. E quando vedo a papà tuo è bellissimo, mi commuove tuo padre, perché ti voleva bene come ti vogliamo bene noi napoletani. Ciao, fratello, sei la vita nostra, di tutta Napoli, dei napoletani e di tutti. Anche i bambini sono risuscitati morti per venire a vedere a te. Ricordati. Ciao. In che anno il Napoli ha vinto l'ultima Coppa Italia? Ah, adesso? Negli ultimi anni. 2000 o 2020? 2020. 2020, sì. Ok. Insigne, nella stagione 2018-2019 in cui ha fatto più gol di tutte le stagioni con Napoli, quanti gol ha fatto? Ha fatto sopra i 15 gol e sotto i 20. 18? Sì, 18. Grande Insigne, anche lui ci ha dato tanto, anche lui con i tiri a giro, No, di giro, tira a giro. E che numero aveva sulla maglia Insigne? 24. Mertens? Mertens è grande amico nostro, 14. Cavani? Cavani 7. Lavezzi? Lavezzi 22, che grande giocatore, madre. Cajon? Cajon 7. No, 7, sì, dico bene. Anche con l'Oio. Bella, bravi. In che stagione il Napoli ha sfiorato lo scudetto con la Juve, però ha perso 3-0 contro la Fiorentina? 90. No, qualche anno fa, in cui c'era anche Koulibaly. 2021. Oh, prima 18 2017-2018. In che stagione il Napoli? Aspetta, chi fu il giocatore che fece la rovesciata contro, non mi ricordo se era il Frosinone o il Chievo Verona, che fece la rovesciata con la numero 9? Ah, l'ultimo gol, 34esimo gol. Sì. Uguain, anche per me, quello che dicono i napoletani, per me è stato grande per noi, ci ha dato tanto, grande giocatore del Napoli Uguain, io lo voglio ancora bene anche a lui, le giuro. Quante Coppe Italia ha vinto il Napoli? 3. No, di più. 5. Più. 6. 6. Quante Champions ha vinto il Napoli? Niente. Quante Europa League? Niente. No, sì. Mico, se uno o due. Vabbè. Una, vai. Okay. Quante coppe UEFA ha vinto? Una. Ok. E basta, saluta.
Buonasera, è stato un piacere che mi avete ascoltato, vi ringrazio e vi mando tanti baci e saluti da Napoli. Io vivo a Bologna, sono 20 anni, però vi giuro, è bella Bologna, però Napoli, la Napoli mia ce l'ho nel cuore. Mi esce l'azzurro, non il sangue rosso, il sangue azzurro. Buonasera signore e signori, vi voglio bene. Vi porto tutti nel cuore. Chi vuole bene a Napoli, io voglio bene a loro. Ciao. State buono, mi voglio bene. Ciao. Arrivederci. E niente, voglio, il video è finito. Mio nonno mi ha raccontato la sua storia, cose su Napoli, cose personali, niente. Se volete un altro video con questo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi mai nessun video. Noi ci becchiamo nel prossimo video. E voglio.